Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Insediate a Palazzo Cesaroni le tre commissioni consiliari permanenti, la composizione degli organi e i rispettivi obiettivi nel servizio di Paolo Giovagnoni. Il primo compito che spetta alle commissioni consiliari di Palazzo Cesaroni è quello di approvare il disegno di legge della Giunta regionale che autorizza l'esercizio provvisorio nel bilancio di previsione per l'anno 2020. La competenza specifica in questa materia è della prima commissione che, insediatasi in settimana, ha eletto come presidente il consigliere della Lega Daniele Nicchi e come vice Donatella Porzi del Partito Democratico. Della commissione bilancio fanno parte anche i consiglieri Valeria Alessandrini, Paola Fioroni e Francesca Peppucci, tutte della Lega, Eleonora Pace, Fratelli d'Italia, Simona Meloni, Partito Democratico e Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle. Ecco la prima dichiarazione programmatica del presidente Nicchi. Sicuramente sarà un lavoro importante quello della prima commissione, ovviamente vorrei farlo in maniera più concreta e fattiva possibile, cercando di liquidare gli atti nel minor tempo possibile, anche perché riteniamo che l'Umbria abbia necessità di essere amministrata con provvedimenti che camminino anche in maniera abbastanza veloce, per cui il nostro compito sarà questo, io mi impegnerò affinché questo avvenga. Nella seconda commissione, attività economiche e governo del territorio, è stato eletto presidente Valerio Mancini della Lega, con Vincenzo Bianconi, gruppo misto, vicepresidente. Della seconda commissione fanno parte quattro consiglieri della Lega, oltre al presidente Mancini, e sono Daniele Carissimi, Daniele Nicchi, Stefano Pastorelli e Eugenio Rondini, più due consiglieri del Partito Democratico, Michele Bettarelli e Fabio Paparelli. Ho coinvolto anche la minoranza perché i temi appunto con il vicepresidente Vincenzo Bianconi riguarderanno innanzitutto il tema della ricostruzione. Chiaramente è il tema prioritario di questa regione, lo sappiamo benissimo. Non sottovalutiamo il tema delle politiche agricole perché è sul tavolo da sempre, anzi sarà il secondo elemento insieme all'infrastruttura e il turismo. Questi sono i temi su cui tutta la componente di maggioranza di questa commissione, ma gli interventi che ho avuto anche dalla minoranza saranno affrontati. Ho chiesto già dal 16, quindi dove ci sarà la seconda convocazione, di portare al tavolo le priorità in modo che ogni consigliere possa dare il suo contributo nei lavori che dal 2020 saranno al 100% operativi. Una delle caratteristiche di questa commissione è essere quella di essere itinerante nei territori della Regione Umbria, proprio per toccare con mano i problemi che sono sul tavolo. La terza commissione consiliare, Sanità e Servizi Sociali, sarà presieduta da Eleonora Pace di Fratelli d'Italia, vicepresidente il consigliere Michele Bettarelli del Partito Democratico. Ne fanno parte anche i consiglieri della Lega Paola Fioroni, Valeria Alessandrini, Francesca Peppucci e Valerio Mancini, Tommaso Bori del Partito Democratico e Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria. Ecco la prima dichiarazione della presidente Pace subito dopo la sua elezione. Da oggi si è insediata la terza commissione, una commissione sul cui tavolo ci sono materie importanti come quella della sanità e come quella del sociale. L'auspicio è che in quest'aula si trovi condivisione su temi centrali per i cittadini umbri nel rispetto di tutte le sensibilità delle persone che sono sedute intorno a questo tavolo. C'è una maggioranza, c'è un'opposizione. L'auspicio è che qui dentro non si faccia campagna elettorale, non si parli di slogan elettorali, ma si cerchi di lavorare trovando un punto di caduta per quelli che sono temi centrali come quelli della sanità e della disabilità per tutti quei cittadini umbri che hanno scelto di farci entrare qua per rappresentare le loro istanze. Via libera dalla prima commissione consiliare all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il 2020. Ce ne parla Davide Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione della minoranza il disegno di legge della Giunta per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il 2020.
Alla seduta ha partecipato anche l'assessore regionale al bilancio Paola Agabiti, che ha illustrato l'atto. Il provvedimento dovrebbe arrivare in aula il 23 dicembre. Questo atto, che va votato dall'Assemblea legislativa entro la fine dell'anno, consente l'esercizio provvisorio fino all'approvazione del bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022 e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno prossimo. Il provvedimento si è reso necessario per la mancata approvazione del bilancio di previsione nella passata legislatura. L'esercizio provvisorio si estende anche all'Assemblea legislativa e agli enti strumentali della Regione. Ed ora ascoltiamo in ordine il presidente della prima commissione Daniele Nicchi, la vicepresidente della commissione Donatella Porzi e l'assessore al bilancio Paola Agabiti. L'esercizio provvisorio è dato una questione tecnica di tempi, non abbiamo avuto il tempo, la giunta regionale, l'assessore al bilancio non ha avuto il tempo di fare una disamina di quello che sono le necessità appunto del bilancio, per cui era necessario avere un po' più di tempo a disposizione. Per questo motivo si è optato per questa scelta dell'esercizio provvisorio, che ci darà modo almeno nei prossimi 2 o 3 mesi di vedere con tranquillità tutte le poste di bilancio e poter operare un bilancio di carattere politico. Beh, un voto di astensione non per confutare uno strumento previsto dalla norma e consentito assolutamente nelle disponibilità dell'attuale maggioranza, ma per riportare la narrazione anche di quanto avvenuto nello scorcio dell'ultima legislatura nel giusto alveo, e cioè, visto che ci trovavamo in una condizione di ordinaria amministrazione, avevamo provato a trovare la quadra con i colleghi e capigruppo delle minoranze per cercare di fornire alla Giunta e al nuovo esecutivo uno strumento tecnico, molto tecnico, sul quale poter operare attraverso magari un emendamento per ridare all'Umbria da subito una gestione, diciamo, piena, completa e non, diciamo, limitata da quella che può essere una gestione legata appunto al bilancio in dodicesimi, con il quale invece iniziamo questa esperienza amministrativa. La scelta da parte della Giunta, perché il bilancio della nostra regione è un documento strategico, ci siamo insediati da pochissimi giorni. C'è necessità ovviamente di fare anche delle valutazioni approfondite, stiamo valutando insieme ovviamente, insomma, anche ai nostri dirigenti. Avremo assolutamente questo esercizio provvisorio, che si tradurrà, come ovviamente poi tra l'altro anche lo statuto in base all'articolo 75 comma 6 dello statuto prevede, fino al 31 marzo, quindi sarà un esercizio provvisorio limitato ai 3 mesi e daranno continuità ovviamente all'azione amministrativa ordinaria e in alcuni casi straordinaria. La precedente amministrazione non ha approvato entro il 31 dicembre, quindi non è stato approvato questo bilancio, e noi ci siamo trovati nelle condizioni di poter adottare l'esercizio provvisorio, come già è stato fatto in altri anni, anche nel 2016 dalla precedente amministrazione regionale. La conferenza dei capigruppo presieduta dalla Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, ha condiviso la necessità di istituire anche nella 11ª legislatura la Commissione Speciale sulle infiltrazioni mafiose e criminali in Umbria. I rappresentanti dei gruppi si sono impegnati a formalizzare entro brevissimo tempo all'Ufficio di Presidenza il documento che permetterà all'organo di governo dell'Assemblea Legislativa di attivare le procedure previste dagli articoli 54 dello Statuto e 34 del Regolamento per la costituzione della Commissione. Riunite per esprimersi in sede consultiva per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il 2020, la seconda e terza commissione, presiedute da Valerio Mancini ed Eleonora Pace, hanno affrontato, rimandando tuttavia i dovuti approfondimenti in apposite successive riunioni, alcuni argomenti e problematiche definite concordemente delle priorità, a partire dal tema della ricostruzione fino alla sanità. Il Comitato per il Controllo e la Valutazione ha tenuto la prima riunione a Palazzo Cesaroni, presieduta da Thomas De Luca. Ce ne parla Davide Mariotti Bianchi.
Si è svolta a Palazzo Cesaroni la prima riunione del Comitato per il Controllo e la Valutazione, per il quale il Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, ha nominato come Presidente Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle e come Vicepresidente Eugenio Rondini della Lega, indicati rispettivamente da minoranza e maggioranza. All'inizio della seduta ci sono stati i saluti del presidente Squarta, che ha sottolineato come il comitato sia forse tra tutti gli organi dell'assemblea quello di valenza maggiore, perché ha il compito di verificare l'attuazione di leggi, mozioni e atti regionali. Squarta si è anche augurato che il comitato prosegua con il lavoro fatto finora, perché ha un ruolo fondamentale di stimolo e di controllo. Oltre al presidente De Luca e al vicepresidente Rondini, fanno parte del comitato Daniele Carissimi e Stefano Pastorelli della Lega e Tommaso Bori del Partito Democratico. Ora sentiamo le parole del presidente De Luca. Intendo dare piena dignità e un ruolo centrale all'attività del comitato nell'ambito dell'Assemblea legislativa, in quanto il ruolo che abbiamo è quello di verificare l'attuazione delle leggi, l'attuazione delle mozioni e quindi degli indirizzi da parte dell'Assemblea nei confronti della Giunta, quello che viene svolto e l'attività degli enti e delle società partecipate da parte della Regione, e quindi sostanzialmente abbiamo il ruolo di cane da guardia su tutto quello che è l'attività dell'amministrazione regionale. Quindi credo che il nostro, così come diciamo, c'è stata una piena unanimità da parte del Comitato nelle varie articolazioni politiche, comunque avremo un approccio estremamente oggettivo e pragmatico. Partiamo sostanzialmente, così come è stato deciso, dalla verifica dell'attuazione della legge sulla ludopatia e quindi per il contrasto delle dipendenze del gioco d'azzardo e la verifica del nuovo regolamento dei canoni dell'edilizia residenziale pubblica che dovrebbe entrare in vigore a gennaio e su cui andremo a verificare sicuramente l'attuazione. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.